Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare la camera FPV e la videotrasmittente nel Flight Controller Omnibus F4 V3. Dopo aver fatto i collegamenti in maniera corretta, saremo in grado di settare l'USD su Betaflight, in modo da visualizzare i dati della telemetria direttamente sugli occhiali FPV. Prima di procedere ai collegamenti, verifichiamo la tensione necessaria per far funzionare la videocamera e la videotrasmittente. Per quanto riguarda le camere FPV, ormai la quasi totalità di esse funziona con una tensione variabile che parte dai 5 fino ad arrivare ai 22, 36, ma anche 40 V. Per quanto riguarda la VTX, la maggior parte dei modelli in commercio necessitano di un'alimentazione che può essere compresa tra i 7 e i 26 V. Altre invece hanno bisogno di un'alimentazione costante di 5 V. I pad dedicati alla camera FPV e alla videotrasmittente sono questi qua sopra e abbiamo due pad terra, due pad alimentazione, il video in e il video out. Colleghiamo la camera FPV nella fila di sopra e la VTX nella fila di sotto. Per quanto riguarda l'alimentazione, non possiamo dare due valori diversi a questi pad, quindi scegliamo se dare ad entrambi 5 V o a entrambi la tensione diretta della batteria. Se la vostra VTX funziona a 5 V, ponticellate questi due pad per dare 5 V ai pad di alimentazione. Quindi colleghiamo cam e VTX nei rispettivi pad di questa serie. Se la vostra VTX ha bisogno di un'alimentazione maggiore, ponticelliamo questi due pad. Facendo così viene fornita la tensione diretta della batteria. In questo caso verificate l'alimentazione massima che la VTX può supportare. Solitamente, se usate batterie 4 ma anche 5S, non dovrebbero esserci problemi. Per quanto riguarda la camera FPV, la alimentiamo da un pad a 5 V, perché alcuni ESC con attivato l'active braking, che sarebbero i freni attivi, possono creare dei picchi di tensione in grado di danneggiare la camera. Un pad di questa serie centrale va più che bene. Se la videotrasmittente dispone dello Smart Audio, lo colleghiamo nel TX della Ward 3, che corrisponde a questo pad. Dopo aver saldato la VTX e la cam, possiamo collegare il Flight Controller al PC per configurare l'USD su Betaflight. Clicchiamo su Connetti e andiamo in porto. Se abbiamo collegato una VTX con lo Smart Audio, in periferiche della Ward 3 selezioniamo Smart Audio. Dopo andiamo in configurazione. Scorriamo verso il basso e in Other Feature attiviamo OSD. Adesso sulla sinistra è comparso il menu dell'OSD, dove possiamo fare tutte le configurazioni. Nella colonna a sinistra abbiamo tutti gli elementi che possiamo visualizzare a schermo. Di default sono tutti attivati, ma possiamo cliccare qui e scegliere quali visualizzare, ad esempio l'RSSI e la tensione della batteria. Una volta selezionati, possiamo prenderli e posizionarli dove preferiamo. Dopo aver configurato tutto, possiamo salvare. Per concludere, vi ricordo che potete accedere alla configurazione di Betaflight direttamente dall'USD. Per attivarlo basta mandare lo stick dello Yo a sinistra e quello del PC in alto. Una volta all'interno del menu possiamo fare tutte le configurazioni che facciamo solitamente davanti al PC. Questa caratteristica è molto comoda per quando siamo all'esterno. Se la nostra VTX dispone dello Smart Audio, una volta arrivati al menu principale andiamo in Features. Ora scegliamo il menu VTX SA. Questo è il menu dello Smart Audio, dove possiamo settare la banda, il canale e la potenza. Una volta configurata la VTX, salviamo andando in Set e confermando con Yes. Questo era il mio tutorial su come collegare la camera FPV e la VTX al Flight Controller Omnibus F4 V3. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.